Salone della provincia di Taranto, un'iniziativa dei Lions International, meeting interclubs sul tema multidistrettuale, service nazionale, help, emergenza lavoro, ludopatia, sovraindebitamento ed usura, ovvero i fenomeni degenerativi derivanti da una grave situazione occupazionale, dei fenomeni degenerativi che hanno una loro ovviamente implicazione mentale derivante appunto dallo stato di difficoltà finanziaria. Il rapporto umano, cercare di far comprendere al di là dei ruoli quali sono le cose che, il pensiero che noi vogliamo portare avanti in un territorio difficile come il nostro. Chiaramente ringrazio la Presidente per avermi invitato, tutti voi per questa manifestazione nella quale si discute di temi importantissimi, tutti temi molto sensibili, sia per un aspetto umano, sia per un aspetto imprenditoriale, ma anche per il lavoro. Io personalmente, quando ho accettato di fare il presidente di Confcommercio, ho avuto... Il dottor Leonardo Giangrande, presidente di Confcommercio Taranto, imprenditore affermato sul nostro territorio, le ha certamente il polso della situazione. Una crisi occupazionale, delle grosse difficoltà occupazionali che innescano un circuito di miseria, di patologia, donde la ludopatia, donde certi indebitamenti abnormi. Sì, è chiaro che in un territorio difficile pensare al gioco come risoluzione dei problemi credo che sia per alcuni quasi naturale, e non si rendono conto invece che si entra in un circuito molto pericoloso che crea grandi difficoltà, che crea difficoltà alle proprie famiglie, che crea difficoltà nei bisogni. Quindi io credo che questa non sia la strada, quella non può essere la strada. La strada è invece provare a spingere tutti coloro i quali hanno delle responsabilità affinché questo territorio impari a pianificare un territorio guardando al futuro, cercando di capire dove bisogna portare questo territorio, ma anche come dire, questa città importante, bellissima. Bisogna avere consapevolezza della forza che ha questa città, ma anche la consapevolezza che bisogna mettersi a lavorare di sistema, a lavorare in modo importante pianificando il futuro di questa città. Lei nel suo intervento ha evidenziato il dolore e l'amarezza che spesso i figli della nostra terra lasciano la stessa e magari fatti gli studi universitari non tornano più. Invece è opportuno che ci si raffermi sul nostro territorio, però per far sì che ciò possa accadere occorrono i presupposti anche istituzionali in senso lato per favorire le condizioni di permanenza. Sono d'accordo, ma in effetti uno dei miei grossi pensieri costanti è provare a mantenere sul territorio quanto più ragazzi possibili. Per fare questo è chiaro che insomma, io come Presidente di Confcommercio, per tutto quello che è possibile fare, ho discusso facendo riferimento anche ai distretti urbani del commercio, che è uno strumento che abbiamo voluto, Confcommercio ha voluto fortemente a livello regionale, perché non è altro che un contenitore dove si obbliga, fra virgolette, le amministrazioni a sedersi e con la parte datoriale a discutere su una pianificazione del territorio, perché la verità è che se non si creano opportunità e poi parlare che i ragazzi rimangono qui a fare cosa, allora devono rimanere quando tutti insieme però, sia come parte datoriale, sia come parte politica, comprendano e si comprende che queste città, questo territorio, questa provincia è un territorio che realmente ce li ha, perché io dico convintamente dico che questo territorio ha delle opportunità. L'ingegner Pasquale Di Ciommo, che è il presidente del distretto Puglia dei Lions, la sensibilità dei Lions verso questa problematica, ovvero le degenerazioni sociali derivanti da una situazione di disoccupazione, da una situazione di grave difficoltà occupazionale, e queste condizioni favoriscono poi la ludopatia e altri fenomeni degenerativi. La tematica è così importante che sei
anni fa i Lions hanno proposto alcuni club in un congresso nazionale che i Lions trattassero questo tema. Ovviamente è un tema a livello nazionale che tutto il multidistretto Italia tratta, perché la problematica è grave, la problematica è incresciosa ed è il futuro sia dei padri di famiglia che molte volte superano anche questo problema e quindi vanno a creare condizioni di disagio familiare notevole, ma anche per i ragazzi, perché pensano e tentano con il colpaccio di poter risolvere. Sbarcare il lunario così. Vabbè, molte volte si prova veramente a fare una vincita notevole. Poi si creano però dei meccanismi perversi di dipendenza. Non solo di dipendenza, ma anche di cadere nell'usura, perché la dipendenza è un fatto, diciamo, mentale, mentre dopo c'è chi è in agguato e che sta lì a cogliere queste situazioni per poter dopo catturare queste prede facili. Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. In questa sede si parla di problematiche derivanti dalla carenza di lavoro che sfociano in fenomeni sociologici e patologici, la ludopatia, l'indebitamento. Il problema dei problemi è il lavoro. In che modo, come Regione, come assessorato allo sviluppo economico, vi muovete per favorire le condizioni affinché si crei impresa, si crei lavoro e soprattutto si combattano certi fenomeni degenerativi sociali che stiamo affrontando questa sera? Abbiamo un piano strategico che stiamo mettendo in campo per pensare alla Taranto che riesca a superare la monocultura dall'acciaio. Ci poniamo due domande in questo piano strategico: riusciamo a creare un sistema economico produttivo che riesca ad uscire e ad andare oltre la monocultura dell'acciaio? La seconda: è giusto pensare ed ipotizzare che ci siano delle persone che subiscono con forza l'invecchiamento e lo spopolamento di questa città, dovuta sempre alla mancanza dei diritti di cittadinanza che si attuano in questa città? E quindi da questo punto di vista noi riteniamo che dobbiamo lavorare in tale direzione. Un nuovo sistema economico fondato, industriale, fondato sull'ecocompatibilità, sulla ricerca, ma anche sull'internazionalizzazione, perché Taranto, con la sfida che affronta con la nuova vertenza che si apre da un punto di vista straordinariamente positivo per quanto attiene le nuove rotte che si aprono all'interno del bacino del Mediterraneo, noi pensiamo che attraverso il porto e l'aeroporto Taranto possa svoltare con un'economia nuova che riesca ad uscire dalla monocultura dell'acciaio.